altrimenti non si spiega perché. Ieri un banchiere, uno di quelli che si è preso 40 milioni di euro di liquidazione, dopo qualche anno di lavoro, 40 milioni di euro di liquidazione, Enrico Letta stamattina ha detto che lui lo candiderebbe premier. Anch'io lo candiderei premier della destra, perché un banchiere che si è preso 40 milioni di euro di liquidazione è uno di destra, non è uno di sinistra. Bloccare la vendita dei titoli allo scoperto. La seconda cosa, io vi chiedo scusa perché vi dico delle cose complicate, un comizio non bisogna farlo così, infatti non sto facendo un comizio. La seconda cosa è che la Banca Centrale Europea dovrebbe comprare direttamente i titoli di Stato degli Stati europei. Voi dite, ma perché, cos'è questa storia qua? Allora, apro una parentesi. Il Giappone, lo Stato giapponese ha un debito pubblico del 220%, cioè molto più grande di quello italiano, il doppio. La banca centrale giapponese, tutte le volte che lo Stato giapponese ha bisogno di soldi, compra i titoli dello Stato giapponese al tasso di interesse fissato in Giappone, che è lo 0%, 0,1, quasi niente. La stessa cosa la fa la Federal Reserve negli Stati Uniti, la stessa cosa la fanno in Cina, in India, in Brasile, la fanno in tutto il mondo salvo che in Europa. E la stessa cosa la faceva la Banca Centrale d'Italia prima dell'euro, perché in Europa negli anni 90 si è costruita una cosa che non esiste da un'altra parte nell'universo. In nome delle politiche neoliberiste, si chiamano così, e cioè che la Banca Centrale Europea può dare i soldi alle banche private, cioè agli speculatori all'1,5, ma non può comprare direttamente i titoli di Stato degli Stati europei. Cioè siamo nella follia che le banche centrali, da quando esistono, da quando c'era la Banca di Francia con Luigi XIV, cioè da quando c'erano le monarchie, non c'era stato bisogno delle repubbliche, da quando c'erano le monarchie, le banche centrali servivano a garantire il finanziamento delle spese statali in un privilegio dello Stato. La Banca Centrale Europea l'hanno fatta a rovescio, che può finanziare le banche private, cioè gli speculatori, e non può finanziare gli stati. Questo è il motivo per cui la speculazione c'è solo in Europa. Ma vi sarete chiesti perché in Giappone, che ha un debito del doppio dell'Italia, ha l'economia ferma dal 90, non c'è nessuna speculazione sui titoli giapponesi? Non c'è nessuna speculazione sul debito statunitense, su quello indiano, su quello inglese, solo in Europa. Perché? Perché l'Europa è l'unica massa di deficienti che assieme socialisti, liberali e democristiani a livello europeo hanno costruito l'Europa di Maastricht. Quando sentite parlare degli accordi di Maastricht, sono quelli che hanno fatto negli anni 90, a cui si è opposta solo la sinistra europea, Rifondazione Comunista, la Linke tedesca, il Partito Comunista francese, Izquierda Unida spagnola, il Partito Comunista portoghese, il Partito Comunista greco, il Sinaspismos greco. Solo questi mattacchioni si sono opposti, perché tutti gli altri, dai socialdemocratici ai liberali fino alla Lega, hanno votato a favore di questi accordi. Questi accordi prevedono che la Banca Centrale Europea non possa comprare direttamente i titoli di Stato. Questo è il motivo per cui c'è la speculazione in Europa. Quando dicono che la Banca Centrale compra i titoli di Stato italiano, li compra sul mercato secondario, cioè li compra dove li comprano gli speculatori. E infatti noi paghiamo oramai tassi di interesse del 5%. Come si combatte la speculazione? Bisogna impedire la vendita allo scoperto delle azioni e dei titoli di Stato, bisogna obbligare la Banca Centrale Europea a comprare direttamente i titoli di Stato. Ora io vi chiedo scusa perché questo ragionamento è un ragionamento complicato,
si fa credo nel primo anno di economia per spiegare come funzionano le banche, solo che a voi vi stanno prendendo per il culo su queste robe qua, perché se voi guardate il telegiornale dicono c'è la minaccia della speculazione, i mercati sono nervosi, bisogna rassicurare i mercati, bisogna dare certezze ai mercati e quindi bisogna fare il taglio della spesa pubblica, bisogna tagliare le pensioni, i salari e tutto il resto. Non c'entra niente, non c'entra niente. A me a luglio hanno trovato un tumore nell'intestino. Il medico che me l'ha trovato non mi ha proposto di tagliarmi una gamba, mi ha proposto di tagliarmi 20 centimetri di intestino e me l'ha tagliato, e io sono qui un mese dopo a fare questa assemblea. Ma no, l'applauso è per il medico ovviamente. Ma guardate che la cosa che sta succedendo è che vi dicono c'è un tumore, bisogna tagliarti una gamba, e la discussione è se ti devono tagliare la destra o la sinistra, e prima ti tagliano la sinistra e poi dicono Cristo non stai meglio, tagliamo anche la destra. Sta succedendo questo. In Grecia sono messi come noi un anno più avanti. In Grecia hanno iniziato a dire la Grecia non può pagare il debito. Il debito greco fa ridere, sono qualche miliardo di euro, sono stupidaggini rispetto ai 1900 miliardi di euro italiani o ai 2000 dispari tedeschi, stupidaggini. Eppure ha detto la Grecia non può pagare il debito. E che cosa hanno iniziato a fare? La speculazione sul titolo greco. Oggi la Grecia, dopo un anno di cura, il prodotto interno lordo della Grecia è sceso di 5 punti e pagano interessi sopra il 15%. Io vi chiedo, secondo voi c'è una famiglia che riesca a perdere la ricchezza che produce in un anno del 5% e pagare il 17%, il 20% di interessi sui debiti? Perché è impossibile. E infatti si comincia a capire che cosa vogliono la Germania e gli altri in questi giorni. L'altro giorno è uscito un colonnino sul Corriere della Sera, io l'ho visto per caso, che la Germania ha comprato 20.000 ettari di disponibilità per mettere i pannelli solari in Grecia, dalla Grecia, perché la Germania andrà a produrre la sua energia solare in Grecia, e tu lo puoi fare se c'è un paese che ha la canna del gas, e quindi io vado lì e gli dico io ti do i soldi e tu mi lasci i territori, al posto di qualche uliveto, di qualche vigna, in Grecia ci saranno un po' di pannelli solari tedeschi. Si chiamava imperialismo una volta questa roba. Non sempre si fa coi cannoni, a volte si fa strozzando la gente e poi obbligandoli ad accettare qualsiasi cosa. Guarda, io vi ho fatto tutto questo pistolotto molto noioso e non molto empatico per dirvi una cosa: guardate che la cura che hanno fatto alla Grecia la stanno facendo all'Italia, la stanno facendo alla Spagna, la stanno facendo al Portogallo, la stanno facendo all'Irlanda, e secondo me la faranno anche la Francia, per quanto il Sarkozy, che è un po' bonapartista, pensa che con i cacciabombardieri riesce a salvarsi un posto al sole in giro. Secondo me finirà sotto il torchio anche lui. Allora, ho detto queste cose perché io ho questa impressione che molta gente che è incazzata con Berlusconi, che è arrabbiata perché gli tagliano il TFR, gli tagliano la pensione, gli mettono il ticket e avanti, è arrabbiata con Berlusconi, ma pensa che in fondo non c'è molto altro da fare. Che come mi ha detto mia mamma una sera, se c'è la crisi bisognerà tirare la cinghia. Questo è il meccanismo che passa nella testa. C'è il nemico esterno, c'è la speculazione, e allora dobbiamo fare i sacrifici. Io la cosa che vi vorrei, se riuscissi anche solo a convincervi su questo, per me questa serata sarebbe stata splendida. Guardate che il fatto che voi tiriate la cinghia non c'entra nulla col fermare la speculazione, non c'entra nulla con l'uscire dalla crisi, perché l'origine della crisi è data dai bassi stipendi e dalle pensioni troppo basse,
non dal debito pubblico. Perché c'è la crisi? Perché negli ultimi 25 anni hanno continuato nei paesi occidentali a tagliare gli stipendi. Qui ha cominciato Craxi nell'84 con i 4 punti di contingenza ed è andata avanti. La dimostrazione è che mio padre lavorava da solo in fabbrica e manteneva tutta la famiglia. Oggi è impossibile mantenere una famiglia con uno che lavora. Gli stipendi si sono quasi dimezzati. E se uno oggi ha 20 anni e fa la cassiera al supermercato, guadagna grosso modo la metà di quello che guadagnava suo padre. Siamo lì, c'è un dimezzamento del potere d'acquisto reale. Questa cosa qui è stata fatta in tutto l'Occidente. Questo ha prodotto una cosa molto semplice, che la gente prima cambiava macchina ogni X anni e adesso cambia macchina molto meno. Che la gente prima andava al ristorante un po' di più, faceva le ferie più lunghe, adesso molto meno. Che la gente prima veniva alle feste di Rifondazione Comunista e prendeva l'antipasto, il primo, il secondo e la torta, e adesso prende il primo e la torta o l'antipasto e il secondo. Perché così? Perché così? Perché così? Questa è l'origine della crisi e la riduzione della domanda. E il motivo per cui c'è la speculazione finanziaria è che i padroni se ne sono accorti di questo problema. Perché ogni singolo padrone che cosa ha fatto dopo aver tagliato gli stipendi? Ha iniziato a spostare le aziende fuori dall'Italia. Perché la delocalizzazione è cercare di produrre le stesse merci a stipendi più bassi. Solo che se tu vai a produrre in Serbia le lavatrici, quello che paghi 300 euro al mese non hai soldi per comprarti le lavatrici, non hai soldi per comprarti la macchina. E quindi il meccanismo non funziona. E i padroni hanno risposto a questo problema creando la possibilità di comprare a debito. Negli Stati Uniti hanno distribuito le carte di credito anche ai disoccupati. E negli Stati Uniti hanno venduto le case anche ai disoccupati, solo che un disoccupato che compra una casa le prime 3 rate di mutuo le paga in qualche modo e dalla quarta in avanti non le paga più. E la crisi finanziaria è scoppiata nel 2008 quando negli Stati Uniti sono iniziati a fallire delle finanziarie che vendevano le case a gente che non se le poteva comprare. Cioè, che cosa hanno fatto i padroni? Ti tagliano lo stipendio perché loro hanno un problema di potere, ma ti hanno permesso per un po' di anni di comprare ugualmente le cose anche se non avevi soldi per farlo, solo che questo meccanismo ha fatto saltare per aria la finanziarizzazione dell'economia. Allora, per uscire dalla crisi il problema non è di tirare la cinghia, per uscire dalla crisi il problema è uno, andare a prendere i soldi dove ci sono. Per questo noi proponiamo la tassa patrimoniale. Diciamo, chi ha più di 1 milione di euro, se paga un po' di soldi non gli succede niente di male. Chi ha 10 milioni di euro, se paga 20, 50 mila euro, non muore mica, né lui, né la moglie, né il marito, nessuno. Né cambia qualcosa l'economia. Perché i signori che hanno 10 milioni di euro, quei soldi non li spendono a mangiare la pizza, perché se no peserebbero tutti 300 kg, quelli lì i soldi che hanno li usano per fare speculazioni finanziarie che producono altro casino, quindi prima glieli togliamo quei soldi lì e meglio funziona per la società, vanno tolti i soldi ai ricchi. Secondo, ci vuole un intervento pubblico in economia, cioè bisogna che lo Stato faccia fare quei lavori che normalmente non verrebbero altrimenti fatti. Io faccio un esempio solo. Noi abbiamo detto che siamo contro la TAV e contro il ponte sullo stretto di Messina. I soldi, perché quelle sono opere inutili e dannose, ma ad esempio invece c'è bisogno che lo Stato italiano finanzi il fatto che su ogni edificio pubblico ci siano i pannelli solari.